Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Vasco Rossi è tornato. Il Blasco è pronto a salire nuovamente sul palco con una lunga serie di concerti nel 2023. Il tour del 2022 è stato un successo, in quell'occasione Vasco Rossi non propose numerosi appuntamenti ma decise di concentrare gli eventi in poche location in cui si riversarono decine di migliaia di persone, è stata certificata la vendita di oltre 700.000 biglietti. Anche per l'anno prossimo, il Blasco ha preferito concentrare i concerti in poche città ma raddoppiando le date in ciascuna. Per l'estate 2023, Vasco Rossi ha scelto gli stadi, quasi un ritorno alle origini per il cantante, che in passato ha eseguito qui alcuni dei concerti più memorabili. I fan dovranno attendere ancora qualche giorno per l'acquisto dei biglietti, che non saranno resi disponibili fino al prossimo 25 novembre. Il tour 2023 negli stadi di Vasco Rossi, lo start dei concerti di Vasco Rossi negli stadi sarà il 6 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, uno dei templi del calcio italiano che per due sere si trasformerà nel tempio della musica rock. Infatti, Vasco Rossi suonerà qui il 6 e il 7 giugno e per lui, originario di Zocca, nelle colline modenesi, sarà un po' come giocare in casa, per utilizzare una metafora calcistica. Giusto il tempo di riprendere fiato e permettere alla troupe di fare il trasferimento, e il 16 e 17 giugno Vasco Rossi sarà protagonista di un altro straordinario doppio evento allo Stadio Olimpico di Roma. Qui, in passato, ha fatto già diversi altri concerti e tutti hanno ottenuto un grandissimo successo. Ma non può essere diversamente quando a salire sul palco è uno degli interpreti più straordinari del rock italiano. Lasciata Roma, il 22 e il 23 giugno Vasco Rossi sarà al centro dello stadio Renzo Barbera di Palermo e chiuderà il suo tour allo stadio Arechi di Salerno. Tutti i biglietti saranno in vendita sul sito Ticket One o tramite centralino. Entusiasmo per Vasco Rossi per il ritorno live, sono stati degli anni brutti e finalmente sono finiti. Continuiamo a fare musica per rimanere in un'altra dimensione, ha detto Vasco Rossi presentando il nuovo tour del 2023. Nell'attesa, i fan del Blasco potranno entrare nel mood con Vasco Live Roma Circo Massimo, il documentario che racconta i due concerti al Circo Massimo del 2022 di Vasco Rossi. Un evento straordinario, quello del 2022, perché rappresentava il vero ritorno sulle scene live del cantante dopo lo stop dovuto dalla pandemia. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.